Chi sporca pulisce o quantomeno paga di tasca sua i danni provocati e la propria inciviltà. Gli amministratori del comune di Piovene pongono il punto esclamativo simbolico all'atto pratico, garantiscono un giro di vite deciso contro i furbetti che scaricano rifiuti nel paese alle pendici del Monte Sulmano. La recrudescenza del fenomeno, che denota scarsa intelligenza oltre la totale assenza di senso civico, è stata accertata dagli agenti della locale consorziati da parte del comune. Quindi arriva la giusta contromossa: aumentare i controlli e tolleranza zero quando si tratta di staccare sanzioni nei confronti dei trasgressori. Le cifre e statistiche parlano di 55 verbali emessi in seguito ai controlli degli operatori. Alto Vicentino, oltre all'evidente necessità di porre fine a comportamenti simili che danneggiano la collettività, in tutto il 2020 erano state 41 le infrazioni, in linea con i dati precedenti. In 5 mesi sono state fatte più multe che in un anno intero, dice Giovanni Pattanaro, assessore comunale all'ambiente a Piovene. Si sta facendo uno sforzo enorme per cercare di limitare quanto più possibile il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Nel territorio abbiamo le telecamere ad infrarossi e grazie all'impegno della polizia locale queste persone sono state identificate e sanzionate, come tutte le altre che scaricano la propria immondizia a qualsiasi ora del giorno, che si trovano a pagare 167 euro di multa. A caricare anche il sindaco cittadino, una misura necessaria, dice, per far pagare il conto ai trasgressori. Questo anche in risposta ai cittadini rispettosi che conferiscono i propri rifiuti come da regolamento. La nostra è una lotta contro l'inciviltà. La gente non capisce che a fare i furbetti costerà la sanzione, è una tassa che chiunque dovrà comunque pagare.